Al Ciocco il nuovo che avanza, la 40ª edizione, gara di apertura del CIR 2017, va infatti a Simone Campedelli, al volante di una Ford Fiesta R5 che approfitta dell'uscita di scena del 9 volte campione italiano Paolo Andreucci, costretto a ritiro per un guasto al motore della sua Peugeot 208 T16 R5 sul primo passaggio dei Coreglia, quando era saldamente in testa. Sul secondo gradino del podio sale un ottimo Rudy Michelini su Ford Fiesta R5 che ha fatto vedere bellissime cose. Terzo, Alessandro Perico, Skoda Fabia R5. Sulle strade di casa, Andreucci, risolto i problemi alla valvola pop-off dell'alimentazione della sua vettura, ha chiuso al comando la prima tappa del sabato dopo aver completato la rimonta su Simone Campedelli. Sembrava tutto filasse liscio per lui quando sul più bello il motore si è ammutolito. A Campedelli va il successo nella seconda tappa della domenica, che vale anche il primato nella classifica generale provvisoria del CIR. Inizia invece tutto in salita il tricolore del veronese Umberto Scandola, che ha pasticciato ad un controllo orario incassando una penalità di un minuto e poi ha alzato bandiera bianca per un problema al differenziale. Ciocco difficile anche per il siciliano Andrea Nucita, sempre tra i protagonisti, frenato prima da noi alla trasmissione e poi costretto a fermarsi per una foratura. Infine, la giovane promessa Kalle Rovanperä ha fatto capire di che pasta è fatto sulla Peugeot 208. Il 16enne finnico, figlio di Harry, vincitore di un mondiale, si è ritirato nella prima giornata dopo aver rotto il braccetto posteriore sinistro e nella seconda si è fermato per sostituire la ruota posteriore sinistra, perdendo ulteriore tempo.